Mia madre, alla quale pochi giorni prima, nel giustificare il fatto che non gli facevano vedere il proprio figlio ricoverato, le veniva detto: ma non si preoccupi, il ragazzo è tranquillo. Oggi, alla luce di quello che abbiamo saputo dopo, so che quel tranquillo voleva dire che Stefano in realtà era agonizzante, non poteva essere tranquillo. E una madre, dopo tutto questo, dopo questa attesa, che in qualche modo però lasciava intravedere una speranza, perché nel momento si presupponeva che se fosse successo qualcosa di grave quantomeno li avrebbero avvisati, invece in realtà succedeva l'esatto contrario, succedeva che Stefano veniva e rinchiuso in quel reparto di ospedale per tenerlo lontano da occhi indiscreti. Questo non lo dico io, ma lo dicono le motivazioni di una sentenza per la prima condanna che c'è stata. E quindi la prima sensazione che abbiamo avuto apprendendo la morte di Stefano e poi subito dopo vedendo il modo in cui era morto era quella di, come dire, di impotenza rispetto a qualcosa di così talmente più grande di noi. Noi chiedevamo delle risposte, noi avevamo chiesto per 6 lunghi giorni, bussando a quella porta, delle risposte, semplicemente di sapere il motivo per cui Stefano era stato ricoverato, e non ci veniva detto. Dopo abbiamo capito il perché. Dopo la sua morte chiedevamo con tutto il dolore che potete immaginare spiegazioni. La domanda era: ma com'è potuto succedere? E dopo averci detto si è spento, e voglio dire, non è che una persona si spegne così, si è spento non è una risposta, quindi noi continuavamo col dolore nel cuore a fare domande. Quelle persone che dovevano darci delle risposte e ci rispondevano con una calma impressionante: le carte sono a posto. In quel momento ho capito cosa avevamo davanti, il nostro dolore, i nostri sentimenti, la morte di Stefano e la vita di Stefano non contavano niente rispetto alla burocrazia di quelle strutture, strutture nelle quali probabilmente la vita del detenuto Cucchi non contava niente, contava e forse ha iniziato a contare nel momento in cui con la sua morte poteva costituire una grana per loro, e allora le carte erano a posto. Questo non voleva dire niente, sicuramente non dava risposte alle mie domande e tante domande che c'erano e che ci sono e che sicuramente continueranno ad esserci senza risposta. E questa sensazione aumentava di istante in istante, è aumentata nel momento in cui finalmente, dopo aver insistito tanto, ci è stato concesso di vedere Stefano. Perché anche questo volevano negarci, come se quel corpo non ci appartenesse. Ci avevano nascosto Stefano mentre moriva lentamente in solitudine, pensando che la sua famiglia l'avesse abbandonato, magari perché era arrabbiata con lui, quando in realtà non era così. I suoi genitori, i miei genitori, erano ogni momento fuori da quella porta chiedendo informazioni che non gli venivano date, ma questo probabilmente Stefano non lo sapeva. E ci veniva negato di vederlo anche dopo la sua morte. Dopo numerose insistenze siamo stati fatti entrare in quella stanza dell'obitorio e l'abbiamo vista attraverso un vetro. La sensazione terribile era quello che, di non poterlo toccare e di sentire le urla dei miei genitori, le urla strazianti di fronte a qualcosa che nemmeno nel peggiore degli incubi avremmo mai potuto immaginare. Voi dovete pensare, e questo lo racconto nel libro senza nascondere nulla, che la nostra famiglia di problemi ne ha affrontati, problemi terribili legati al mondo della droga, che Stefano aveva conosciuto in età adulta, un mondo terribile. Mio fratello era un ragazzo fantastico, pieno di energie, di voglia di vivere, ed era buono, era sensibile, ma al tempo stesso era anche tanto debole. E purtroppo, come tanti ragazzi del nostro tempo, era incappato nel mondo annichilente, distruttivo della droga, e la droga aveva rovinato e ritengo la droga la prima causa della sua morte, perché io in quei giorni ero arrabbiata con lui, quello che vi voglio dire è che io non voglio far passare Stefano come un santo, perché tra le tante cose poi, nonostante quello che dico su questo libro, e la mia famiglia è stata nel primo processo, quella Stefano a noi, è stata accusata anche di questo, di voler rendere Stefano un eroe. Non è questo, semplicemente Stefano era una persona normale che aveva commesso degli sbagli, che però è stato ucciso da coloro che dovevano tutelarne i diritti e che in realtà hanno fatto tutt'altro. E vedendo Stefano lì, il suo corpo massacrato, la sensazione
di impotenza, al dolore della perdita, del modo in cui avveniva quella perdita, si aggiungeva il dolore e la preoccupazione di restare senza risposte, perché finora di risposte non ne avevamo avuta nessuna. E allora in quel momento ho capito quant'era importante denunciare a tutti quello che era successo. Oggi so che quella scelta è stata fondamentale, lo è stato durante l'autopsia trovare la forza con le parole spezzate di dire quello che accadeva lì dentro, quello che era successo in quei 6 giorni, lo è stato la scelta di mostrare le foto nel momento in cui si continuava a parlare di caduta dalle scale e io continuavo a percepirlo come un'offesa al corpo di mio fratello, alla sua sofferenza, alla nostra sofferenza, un'offesa alla realtà evidente dei fatti. Ed è stato importante questo libro, proprio perché con questo libro, che io considero un importante atto di denuncia, dico chiaramente quello che Stefano era e quello che gli è stato fatto. Io considero mio fratello una vittima di Stato, e lo è, semplicemente per il fatto che Stefano è entrato sano in una struttura dello Stato e lo Stato ce l'ha restituito morto in quelle condizioni terribili. E poi ancora peggio, nel momento in cui questo è avvenuto, nessuno si è sentito nella posizione di darci delle risposte, anzi tutt'altro. Dovete pensare, questo io lo ignoravo, fino a 2 anni fa, fino al 22 ottobre del 2009, io ignoravo questa realtà, o comunque ero tra le persone che la guardavano sempre con un certo distacco, perché poi questo è il meccanismo che scatta nell'immaginario collettivo, la sensazione di dire tanto questa cosa non mi riguarda, perché a me non succederà mai, riguarda sempre l'altro e non me, se magari gli è successo in fondo se l'è cercato. Io ero tra quelle persone allora, oggi so che non è così, oggi so che questa tragedia potenzialmente può capitare a chiunque, e oggi so anche dell'altro, so che di vicende terribili come quella di mio fratello ce ne sono tante, tante uguali alla sua, tante addirittura peggiori della sua. Di tutte queste storie tanti non ne sanno niente, io stessa ne conosco ben poche. E sapete questo cosa significa? Significa che è una famiglia che ha già subito un sopruso così grande, un dolore così grande, viene negato anche il diritto alla verità, come se quella vita non contasse niente, ci si chiede di voltar pagina, di andare avanti come se niente fosse, ci si nega l'unica cosa che per una famiglia è indispensabile per andare avanti, sapere. Ci viene negato anche questo. Questo succede perché la maggior parte di questi casi di vittime di giustizia non arrivano neanche a un processo. Noi ci siamo arrivati grazie al processo mediatico, lo diceva Giovanni e lo ribadisco, io sono fermamente convinta che il processo mediatico viene prima ed è più importante ancora del processo nelle aule di giustizia. È più importante e sicuramente è più vero. Lì dentro succede, lo sto capendo ora, qualcosa che è davvero difficile da accettare per noi. Però intanto ci siamo ad un processo, mentre tante altre famiglie no. Quelle storie vengono accantonate, messe da parte e nessuno saprà mai niente, per svariati motivi, perché magari alle spalle non c'è una famiglia o perché quella famiglia non è in grado di sostenere una battaglia del genere. Parliamo di processi lunghissimi e costosissimi e massacranti dal punto di vista emotivo. O magari perché la famiglia fa la scelta, che posso comprendere e approvare, di vivere quel dolore nel chiuso dei propri affetti, come forse è giusto che sia. Noi abbiamo fatto una scelta diversa perché non potevamo pensare di andare avanti nella vita senza avere delle risposte e senza restituire un po' di dignità a Stefano. Siamo consapevoli che Stefano non ce lo ridarà mai nessuno, però se non altro questo può rappresentare un inizio per fare in modo, se non altro, di risvegliare le coscienze su quella che ci piaccia o no, è una realtà. E dicevo quanto è difficile arrivare ad un processo, sono pochi i casi in cui ci si arriva. E allora poi dopo, quando ci arrivi, ti aspetti comunque di avere un po' di verità, prima ancora della giustizia, che poi, se quando arriverà, comunque non ti restituisce quello che hai perso. E invece lì dentro succede di tutto, succede, diciamo, il primo meccanismo
e girando adesso anche per altri processi, perché poi tra noi si è instaurata una sorta di solidarietà, cioè una vera e propria solidarietà, per cui io vado al processo per la morte di Giuseppe Uva per essere vicino a sua sorella e quindi mi rendo conto che sistematicamente quello che avviene prima ancora del processo per chi ha ucciso queste persone è il linciaggio alla vittima. La prima cosa in assoluto che viene fatta è il processo al morto. Nelle udienze per la morte di Stefano si passa la maggior parte del tempo a fare domande su Stefano, sul suo carattere, sulla sua magrezza. Vengono fatte addirittura domande sulla cagnetta di Stefano e che fine ha fatto la cagnetta di Stefano, e poi quando il nostro avvocato fa domande a un medico che l'ha avuto in cura in quei 6 giorni, che potrebbero aiutarci a capire cosa è successo, perché magari questo medico aveva previsto quello che poi effettivamente è successo, il degenerale delle sue condizioni, viene fatta opposizione. Questo è quello che la nostra famiglia è costretta a sopportare in quell'aula di tribunale, dove sembra succedere tutt'altro fuorché quello che stiamo chiedendo noi, e nonostante questo comunque andiamo avanti, consapevole che sarà dura, però dovete capire anche qual è l'ostilità che c'è dall'altra parte, e qui dico questo per dire quanto è importante rivolgersi all'opinione pubblica. Io vorrei che tutte le persone per bene cominciassero a frequentare questi processi, cominciassero a venire in quelle aule per capire e soprattutto per far sentire la presenza della gente normale che si arrabbia di fronte a certe ipocrisie. Ora, tanto per darvi un'idea, io credo che qualcuno di voi avrà visto le foto del corpo di mio fratello, credo che qualcuno di voi avrà potuto seguire la sua storia e credo che chiunque di noi sappia che non è possibile che una persona sana entri in carcere dopo 6 giorni ne muoia in quelle condizioni. Ebbene, noi affrontiamo un processo dove ci sono delle accuse per lesioni lievi. Lesioni lievi, il solo termine lesioni lievi, io lo percepisco come un'offesa alla nostra famiglia, alla morte di Stefano, un'offesa a tutti quelli che credono nella giustizia. Eppure noi affrontiamo questo processo andando avanti con lesioni lievi. E tutto questo per colpa di una perizia fatta da un consulente disonesto, che in qualche modo ci vuol dire che nei sotterranei di quel tribunale non è successo niente, o poco di più, insomma, delle semplici lesioni lievi, e che tutto sommato Stefano sarebbe morto comunque anche stando a casa sua nel suo letto. Stefano praticamente è stato arrestato e poi è morto di malattia sopraggiunta dopo il suo arresto. Tutto questo è assurdo, è incredibile, è difficile da accettare, eppure lo si vuole far passare per verità. Grazie a Ilaria. Io una domanda vorrei farle, proprio perché una delle tesi che l'accusa, che la difesa sostiene, diciamo, che appunto si è lasciato morire Stefano, no? Che sia morto perché per magrezza, per rifiuto del cibo e quant'altro, no? Già le sue condizioni erano abbastanza precarie. E invece Ilaria scrive nel libro una parte che appunto la dice lunga su questa non verità, e cioè le poche righe che lui scrisse prima della morte, che Ilaria ha faticato tantissimo a trovarle, è un calvario per trovare queste poche righe prima della morte, che è un suo testamento, dove emerge con chiarezza che le cose non stavano così. Ilaria, ce lo vuoi raccontare? Sì, diciamo, per motivare il fatto che Stefano era morto lasciandosi andare e che non voleva vivere, dopo aver detto che aveva fatto lo sciopero della fame e della sete, dissero anche effettivamente che lui voleva morire, che non voleva il contatto con l'esterno, che rifiutava qualunque tipo di scambio. Ovviamente non era così, l'abbiamo scoperto dopo, abbiamo scoperto che Stefano è vero che non mangiava, ma non mangiava perché chiedeva di incontrare il suo avvocato, era un suo diritto, eppure gli era stato negato, non si capisce il perché. E a distanza di qualche mese, leggendo l'inchiesta del DAP, mio padre, per caso, è venuto a conoscenza del fatto che Stefano, quello che dicevano che non voleva contatti con nessuno, poche ore prima di morire, stava scrivendo una lettera.
E quindi ci siamo messi alla ricerca di questa lettera. Io in quel periodo ero diventata una sorta di investigatore privato e quindi ho cominciato a fare tutte le mie ricerche, e quindi ho scoperto che dal Pertini, dal reparto detentivo dove si trovava, effettivamente nella scatola degli oggetti personali di Stefano era contenuta anche una lettera con una busta ed un francobollo. E poi però leggo un secondo verbale, quello in cui la lettera arrivava al carcere di Regina Coeli e miracolosamente spariva, cioè era tutto il resto ma spariva questa lettera evidentemente era stata tolta dalla scatola, e per quanto mi riguardava, per quanto ne sapevo io, non era stata spedita o perlomeno non era stata ricevuta da nessuno dei nostri conoscenti, perché ho iniziato a telefonare a tutti. Per un certo periodo ho avuto anche la speranza che quella lettera fosse indirizzata a me, perché avevo bisogno di sensazioni, avevo bisogno, sapete, poi è difficile andare avanti con un vuoto di 6 giorni nella vita di una persona alla quale sei stato accanto sempre. Vuoto di 6 giorni, anche ogni minimo dettaglio poteva aiutarmi a capire. Eppure questa lettera non si trovava. Dopo aver fatto una denuncia pubblica, facemmo una conferenza stampa, fui contattata dal CEIS, la comunità di recupero per tossicodipendenti che Stefano aveva frequentato in passato, e scoprimmo che quella lettera era effettivamente arrivata a loro. E la cosa incredibile è che questa lettera era stata spedita 3 giorni dopo la morte di Stefano. Era stato aggiunto l'indirizzo del mittente nel frattempo morto, e leggendo questa lettera, l'avevo tra le mani e tremavo, perché mi bastava vedere il modo in cui era scritto questa lettera. In quelle righe capivo la sofferenza di Stefano, erano poche parole scritte male, ma una frase alla fine mi ha fatto riflettere, scritta in stampatello: per favore almeno rispondimi. Stefano chiedeva aiuto, lo chiedeva alle persone che in passato l'avevano aiutato e che l'avrebbero fatto ancora, e lo faceva sapendo che tutti gli altri, compresi i suoi genitori, lo avevano abbandonato, quando in realtà non era così. Stefano si stava spegnendo, e si stava spegnendo senza di noi. Questa cosa è stata una vera rivelazione. Quella era una lettera di una persona che voleva vivere, non di un ragazzo che voleva morire. E anche questo ha contribuito a buttare giù quel muro di ipocrisie che ci stavano alzando intorno. Ma quanta sofferenza però è costato tutto questo? Quanta sofferenza costa andare avanti? E io non riesco umanamente a capire perché a noi e ad altri come noi viene chiesto tutto questo. Ovviamente il senso non può essere fermo al processo, agli esiti del nostro processo, perché altrimenti è come dire che quasi non sarebbe servito a niente. E allora nel momento in cui si entra in contatto con queste problematiche, con questa realtà che molto spesso, quasi sempre, non hanno voce, la speranza è quella, con questa battaglia, con quello che si sta facendo, di dar voce anche a quelli che non ce l'hanno. E io dicevo prima, sono molto vicina anche ad altre persone con le quali condividiamo questo percorso, e Patrizia Moretti, Lucia Uva, e Domenica Ferrulli, e insieme a loro stiamo cercando di dar vita ad un'associazione che vuole essere qualcosa di utile per noi e soprattutto per gli altri, un punto di riferimento, perché il primo grande ostacolo e problema quando ci si trova in una situazione del genere è semplicemente non sapere a chi rivolgersi. E allora questo già può essere un inizio, o comunque aprire una strada. Per me, cioè, ricordo quanto è stato importante la sera stessa in cui mio fratello è morto, che il mio pensiero andasse a Federico Aldrovandi, a quello che gli era successo e alla sentenza di condanna che c'era stata da pochissimo tempo. E in quel modo mi sono avvicinata a lei e quindi a Fabio Anselmo, il nostro avvocato, senza il quale non saremmo in un'aula di tribunale a parlare della morte di mio fratello, di questo ne sono sicura. E allora, capendo che nel mio caso, forse la differenza rispetto ad altre, che io ho avuto una serie di fortune, se di fortune si può parlare, e sono semplicemente quelle di aver incontrato le persone che sapessero indirizzarmi e darmi una mano ad andare avanti, e allora magari provare a fare la stessa cosa per altri, provare se non altro ad aprire un varco, a dar voce, e questo può essere la cosa che farà in modo dentro di me di pensare che la morte di Stefano e il nostro dolore non è stato fine a se stesso, altrimenti sa che comunque trovare un senso in quello che ci accade è fondamentale per andare avanti con la vita, molto spesso è difficile trovarlo.
Io anche da credente penso che però un senso c'è sempre, allora magari il senso potrebbe essere questo. E poi volevo ringraziare veramente, porti i miei ringraziamenti alle persone che hanno espresso queste parole belle, perché poi in fondo anche questo un po' aiuta a continuare questo percorso. Però io vorrei sottolineare una cosa, perché poi non vorrei che anche dalle mie parole di prima, o comunque da quello che se ne percepisce dall'esterno, può uscire fuori dell'altro. Io non voglio generalizzare né per quanto riguarda il mondo della giustizia, né tantomeno per quanto riguarda la realtà delle carceri. Ovviamente io porto la mia esperienza e dico quello che ho vissuto rispetto a quello che è successo a mio fratello, e ovviamente sarei un'ipocrita a dire che quella realtà che fino a quel giorno non conoscevo poi ho visto essere fantastica e perfetta. Non lo è stato, perché per la mia esperienza quello che ho visto io è che il carcere rispetto a mio fratello è stata una realtà terribile, una realtà nella quale la cultura del rispetto per i diritti umani non è per niente contemplata, una realtà nella quale mio fratello per 4 ore con le ossa rotte è stato lasciato in una cella da solo su una panca di ferro. In quelle 4 ore nessuno faceva niente, mentre c'era un medico che aveva predisposto e richiesto urgentemente un 118 per andare al pronto soccorso che è vicinissimo, nessuno chiamava al 118, tutti si preoccupavano di fare provvedimenti disciplinari rispetto a quel medico che non voleva che il detenuto Cucchi andasse in cella, in sezione, senza pensare al perché Stefano non poteva andare in sezione. Stefano, se fosse sopravvissuto, probabilmente, sicuramente avrebbe riportato delle conseguenze a vita, probabilmente sarebbe rimasto paralizzato, sarebbe stato con un catetere per un lungo periodo, però comunque era vivo. Io in aula ho sentito candidamente degli agenti affermare che l'urgenza non c'era, sebbene il medico invece parlasse di urgenza, non c'era perché non era in pericolo di morte. E questo che vuol dire? Mi deve far pensare che un detenuto esce da Regina Coeli solo se è morto? No, mio fratello comunque stava male e nessuno si preoccupava di questo. Io so che ci sono tante realtà diverse, ho avuto modo di conoscere tanti direttori di carcere che fanno il proprio lavoro e lo fanno in maniera, come dire, credendoci veramente in quello che fanno e credendo nello scopo del carcere, che è quello della rieducazione. Il direttore del carcere di Regina Coeli in aula ha ammesso con una naturalezza imbarazzante che erano più importanti i suoi problemi di piantonamento piuttosto che la vita e la salute del detenuto Cucchi. Questa cosa dall'esterno io la trovo inconcepibile e vergognosa, ma sono pienamente consapevole che quella è una realtà circoscritta alla mia esperienza.